Presidente, lei proprio qualche giorno fa è tornato a dire la sua sui tribunali minori in Abruzzo. Vogliamo spiegare di che cosa si tratta, cosa intende fare e cosa ha già fatto? Sono ormai troppi anni che i quattro tribunali che stanno fuori dai capoluoghi provinciali, compreso quindi quello di Lanciano, che sono stati per legge soppressi ma non ancora chiusi, perché da ormai una dozzina d'anni si va avanti con proroghe, questo sta mortificando e depauperando i nostri tribunali, perché nel frattempo il Ministero di Grazia e Giustizia non ha quasi mai rinnovato l'organico, considerandolo ormai soppresso. I giudici, anche che cercano le assegnazioni, normalmente non chiedono di andare in un tribunale di cui è incerta la esistenza futura. È evidente che adesso bisogna cambiare pagina. Il nuovo governo, io sono convinto che ci sarà vicino. Noi abbiamo riproposto, io ho chiesto al Presidente del Consiglio regionale di rispedire subito alle nuove Camere la proposta di legge che il Consiglio regionale ha approvato in questa legislatura regionale, che prevede di mantenere definitivamente aperti questi tribunali, accollando sulla Regione e sugli enti locali i costi eventuali di gestione, così da sgravare il Ministero e il Governo e lo Stato dal peso economico di questi tribunali, perché noi consideriamo questi tribunali un valore economico molto superiore, oltre che sociale, civile, anche morale, per le nostre città, che è molto superiore alla spesa che si sostiene. E io spero appunto che nel nuovo Parlamento ci sarà la capacità di approvare questa legge, e attendo di poter parlare con il nuovo Ministro di Grazia e Giustizia. Tra l'altro, Presidente, per lei sarà proprio una scommessa anche personale, non solo politica, perché lei, lo ricordiamo, l'Abruzzo è stata una delle prime regioni a votare Fratelli d'Italia, è stata come dire anticipatrice, e tra l'altro gli analisti politici, alcuni analisti politici in Italia sostengono che per vedere dove si andrà a livello nazionale basta guardare le elezioni regionali in Abruzzo, perché è sempre stata un po' come dire insomma il punto forza. Non si sa perché poi questi analisti sostengano questo, però si guarda proprio all'Abruzzo con grande interesse per questo motivo. Ora l'Abruzzo parla lo stesso linguaggio del governo nazionale, probabilmente sarà la Meloni nuovo presidente del Consiglio, quindi lei in teoria dovrebbe avere vita facile in questo, e forse non solo per questa battaglia abruzzese, anche per altre. Niente purtroppo è mai facile, però confido anche io molto sul fatto, oltre che sul rapporto politico, anche di amicizia personale, di storia condivisa con Giorgia Meloni, che ci ha concesso anche un singolare onore e privilegio, quello di aver accettato la nostra richiesta di candidarsi qui nel collegio L'Aquila Teramo, che, all'interno del quale peraltro ci sono almeno due dei quattro tribunali in questo momento in deroga. Quindi io credo che sia stato per l'Abruzzo una grande opportunità poter avere un filo diretto privilegiato con il capo del governo. Una regione che da 30 anni non ha nemmeno un ministro si ritrova ad avere eletto sul proprio territorio il Presidente del Consiglio. Credo che da questo punto di vista abbiamo davvero fatto un forte investimento per riportare l'Abruzzo al centro delle politiche nazionali e ottenere sul tema dei tribunali, come su altre grandi partite che riguardano il nostro territorio, l'attenzione che l'Abruzzo merita e che l'Abruzzo sa ripagare, perché quando c'è stata attenzione verso l'Abruzzo, l'Abruzzo ha fatto la locomotiva della crescita del paese e del centro-sud in particolare. È l'unica regione dell'ex Mezzogiorno d'Italia ad essere risalita nella classifica ed essere fuoriuscita dall'obiettivo 1, cioè dalle regioni in ritardo di sviluppo, ed essere al momento come regione in transizione. Noi vogliamo completare questo percorso e portare l'Abruzzo tra le teste di serie, tra le regioni che producono come fatturato, come prodotto interno lordo, come reddito pro capite, almeno quello che si produce nella media nazionale, quindi uscire definitivamente dalla stagione del sottosviluppo e del ritardo ed entrare
a pieno titolo nel futuro e nella modernità.